Ciao a tutti, per la prima volta ci connettiamo direttamente da casa mia perché ho provato personalmente il Roboluce. Il Roboluce è un aggeggio fornito da NEN, che è un venditore di energia da fonti rinnovabili e che ha inventato questo sistema per essere più consapevoli dell'energia che abbiamo a casa, del suo uso e del suo impatto. Quello che sapete è che come direttore scientifico di LiveGate sono sempre molto interessato a raccontare quanto sia importante la transizione energetica dai combustibili fossili alle rinnovabili, ma sempre e anche di quello che ognuno di noi può fare in casa propria per ridurre i consumi, i kilowattora che usiamo. Il Roboluce è costituito da due parti, una sta sul telefonino e l'altra invece sta qui dentro, nel quadro elettrico. Sembra una banalità, ma per chi ha due gemelli che spaccano qualsiasi cosa e si ha a vista, in realtà il fatto che sia protetto è molto molto utile. Una volta installato, il Roboluce deve imparare a capire che cosa sta succedendo nella casa. Ci mette 7 giorni per capire come funzionano gli elettrodomestici che sono sempre accesi, come il frigorifero. 30 giorni per quegli elettrodomestici come la lavatrice che funziona una volta ogni tanto e poi altri 30 giorni per affinare il suo apprendimento. Quindi lui apprende, ma anche noi abbiamo da apprendere tanto sul mondo dell'energia. Una delle funzioni più semplici del Roboluce è quella di permetterti di capire quanta energia hai usato o stai usando. Lo si può vedere con dei grafici che fanno vedere cosa succede nel tempo. È carino che quando clicchi sul futuro ti dice qui ci vorrebbe Nostradamus, mentre del passato evidentemente è lui che ha i dati. E se vedete, questo tachimetro è quello che ci permette di capire quanto istantaneamente stiamo usando della potenza impegnata. In questo momento stiamo usando l'8% della potenza massima che si può usare in questo appartamento e che equivale a 0,3 o 0,4 kW. Naturalmente, se andassimo ad accendere degli elettrodomestici molto energivori come il phon o un forno elettrico, questa stanghetta, questa asticella andrebbe molto velocemente verso l'alto. Per quelli scettici come San Tommaso, possiamo fare una prova per vedere se questo tachimetro funziona veramente, per vedere la potenza utilizzata in tempo reale. Io ho preso questo phon che è poco considerato, ma è sempre uno degli elettrodomestici più energivori, da solo consuma 2400 watt. Ora lo accenderò e questa stanghetta dovrebbe salire. L'esperimento è riuscito e questo dimostra due cose: da una parte che il Roboluce funziona e dall'altra che noi pelati siamo molto più ecosostenibili perché da una parte non usiamo gli shampoo e dall'altra non usiamo neanche energia elettrica per asciugarci i capelli. Quindi chiederemo che sia fatta una legge per rendere tutti pelati il più presto possibile. Questo tachimetro ha proprio un'utilità anche pratica, perché se noi andiamo ad avere una potenza troppo alta, cioè attacchiamo troppi elettrodomestici, rischia di saltare il contatore. E in particolare cosa vediamo? Che se andiamo nella zona rossa, cioè sopra il 110%, tra il 110 e il 127% del totale che noi abbiamo installato, abbiamo 2 ore di tempo prima che salti il contatore e il Roboluce ci avverte. Se invece superiamo il 127%, abbiamo solo 2 minuti e poi il contatore salterà subito. E anche in questo caso riceviamo un messaggio da Roboluce. Questo è interessante da una parte perché si può evitare di dover andare a scendere, a rimanere al buio, a dover riattaccare il contatore, e dall'altra per ottimizzare la potenza del contatore di casa. Se ce ne fosse bisogno, ricordo che potenza più alta o più bassa del contatore significa pagare di più o di meno la propria bolletta anche a parità di consumo. E quindi capire come ottimizzare la potenza richiesta al vostro fornitore serve a risparmiare, in bolletta. Quindi anche questo dimostra che la consapevolezza paga.